Mi vedete vestito da lavapiatti? Sono tornato al mio vecchio mestiere di quando avevo 16 anni e mezzo, 17, per la padella di ferro, o per meglio dire, la crepiera. Allora, vi mostro. La vedete? Eccolo lì, vedete le tracce della ruggine? Vedete? Le macchie sono ruggine. Sotto le dita si sente. Allora, rispondiamo alla domanda che mi viene fatta spesso. Fra, si è arrugginita la padella di ferro. Adesso questa è una crepiera, ma il principio è lo stesso. Come mai si è arrugginita? Perché non l'hai usata per mesi e mesi, probabilmente. Ci avevo messo l'olio. Purtroppo anche con l'olio alla lunga si arrugginisce lo stesso, anche perché poi dipende da che olio avete usato. Se usate l'olio di girasole, per esempio, dopo un po' si arrugginisce comunque. Ci sono degli oli che la proteggono per un tempo superiore, però, per esempio, l'olio di camelia. Oppure la vasellina. In cucina noi spesso usiamo l'olio di girasole perché ci abbiamo quello. Io ho anche l'altro, però dipende, insomma, dall'uso che devo fare. Paglietta metallica, paglietta spugna, eh? Però guardate, la spugna quando c'è la ruggine fa ben poco. Dovete già partire con questa, sappiate. Va bene, tiriamo via un po' di roba che non c'entra niente. E andiamo a fare il nostro lavoro. Acqua calda, mi sono preoccupato di scaldarla un po' prima che partisse il video e andiamo in modo piuttosto rude, quindi non le fate male, non preoccupatevi. Dovete proprio grattare. Finché sentite il ruvido sotto le dita, vuol dire che c'è ruggine, deve tornare liscia. Portate pazienza, ci vuole un po'. Naturalmente poi la paglietta la dovrete buttare. Intanto sciacquate. Posso usare una mola, una fresa, beh, se avete attrezzature così, usatele. Però attenzione a non rigare, perché poi quelle a volte sono un po' eccessive. Se sapete usarlo, fatelo. Io anche se ce l'avessi, probabilmente non lo userei lo stesso perché non sono capace. Rischiate di fare dei danni. Se andate con la paglietta, tutto al più non fate bene l'operazione, ma rovinare non la rovinate. Andate sempre a controllare con le dita, sciacquiamo. Un giorno una persona mi disse: Fra, ma non sei tu quello che dice sempre che non bisognerebbe usare l'acqua? Appunto, non bisognerebbe usare l'acqua. Nel senso che non dovresti farla arrugginire, una volta che si arrugginisce sei costretto a fare qualcosa per forza. Voilà, quasi perfetta. Sono ancora solo dei piccoli punti dove c'è qualche resistenza. Andate sempre a toccare con le dita. Fermatevi solo quando sotto le dita non sentite più niente. Quando sotto le dita non sentite più niente vuol dire che la superficie è liscia. Si riga, qualcuno mi disse un giorno, si riga, togli ferro a ferro. Non preoccuparti, non è un problema.
sentite il rumore? Che c'è ancora qualcosa da togliere. Ecco, un ultimo tocco qui. Mi raccomando, mettetevi i guanti per fare questo lavoro. Non fatelo a mani nude. Ancora un piccolo punto. Voilà, adesso è veramente a posto. Beh, diciamo che qui di ruggine sulla paglietta non è rimasta troppa, magari ancora per una volta la conservo. Ma se la buttate, non fate proprio male. Adesso, se volete passare un filo di detergente, fatelo. Ma non sarebbe necessario. Ecco fatto. Andiamo a sciacquare bene il detergente. Mi raccomando, se l'avete dato poi dovete toglierlo veramente bene. Qui c'è ancora un po' di ruggine sul retro che non avevo visto. Andiamo a rimuoverlo. È una posizione dove purtroppo non è facile arrivare con una paglietta. L'importante è che lo togliate bene il detergente. E andiamo ad asciugare. Andiamo ad asciugare, però non usate un canovaccio, usate della carta. La vado a prendere. Asciugatela benissimo. Se volete essere sicuri, mettete un po' di sale, che essendo igroscopico la disidrata. Lo mostro, vedete? Lo vado a passare. Poi però dovete rimuoverlo bene, perché sennò fa sì che l'umidità torni prima. Lo so, è strano, ma c'è una motivazione scientifica in realtà per questa cosa. Quindi se lo passate lo dovete rimuovere bene. Se siete convinti di non poterlo rimuovere, piuttosto non lo mettete. Ok. Cambiamo la carta proprio per evitare che ci sia in giro del sale e andiamo a mettere un filo d'olio. Adesso vi mostro. Ecco, questa operazione la fate se volete creare la solita patina. Guardate. Vi mostro quant'è. Vedete? Adesso quello lì con un pezzo di carta nuova lo vado a spargere su tutta la superficie. Poi 150 gradi in forno per un'ora, oppure su un gas medio o sull'induzione
a 6, 5, 6, finché non si è polimerizzato. Lo faccio subito. Metto su. Non lo vedete perché è dietro di voi. E a questo punto dovete soltanto aspettare. Questa cosa, se volete, rifatela più volte. Quindi, poco d'olio, poco, spalmato, vedete bene. Non deve esserci olio che se ne va avanti e indietro. Un'ora a 150 gradi circa, e poi se sono 130 va bene lo stesso, però non superate troppo i 150. Se c'è dell'olio residuo, lo togliete, la lasciate raffreddare e rifate nuovamente l'operazione. Io conosco persone che l'hanno fatta 3, 4 e addirittura qualcuno 6 o 7. Naturalmente create una patina su una patina su una patina su una patina, quindi sempre più coriacea, tenace e così via, che andrà via meno facilmente. Se fate un solo giro tenderà ad andarsene via un po' prima. Questo sempre in funzione di quanta roba voi ci fate attaccare sopra e quante volte dovete prendere una spugnetta energica per andare a grattare. Poi se invece cucinate cose che non si attaccano e così via, allora ovviamente durerà molto di più. Il video è fondamentalmente concluso. La cosa che mi interessava fondamentalmente era la prima parte, cioè come togliere la ruggine. Perché lì alcuni mi dicono, ho passato il sale, non basta, cioè quando arrivate ad avere la ruggine dovete andare in modo un po' più energico. Diciamo che se la padella la usate tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, due giorni no, di ruggine non ne avrete mai. E che questa è rimasta ferma 2 mesi e quindi me la sono trovata arrugginita per quello. Dice, ma quindi Francesco anche tu hai le padelle che si arrugginiscono? Certo, quando non le uso ovviamente. Ecco perché una cosa che dico sempre: non comprate padelle che non vi servano o che vi servano poco. Cioè una padella, se la comprate solo per uno sfizio e poi non la usate, non sarà mai in ordine. Di qualunque materiale, persino un antiaderente, che può sembrare il materiale più facile di questo mondo, ma in realtà se non lo usate alla lunga scoprirete, avrete delle brutte sorprese. È che chi compra antiaderente lo usa tutti i giorni, per quello che non arriva ad accorgersi e ad avere la sorpresa. Va bene, per adesso saluti, baci, abbracci e io vado a lavorare. Dici, perché adesso cosa hai fatto? Vabbè, io questo non è che lo considero lavoro, questo per me è amore per le mie cose, ok? Va bene, ciao, sul serio stavolta. Riusciranno i nostri prodi a spegnere?